Oggi parleremo dell'evoluzione dei sistemi produttivi. Quindi fino ad oggi avete definito che cos'è un sistema produttivo, avete compreso che cos'è un sistema produttivo, avete classificato il sistema produttivo attraverso una serie di parametrizzazioni che possono essere più legate a fattori economici piuttosto che a modalità di integrazione. Oggi affrontiamo un ulteriore passaggio. Il come il sistema produttivo abbia subito un'evoluzione dalla produzione artigianale di fine Settecento fino ad arrivare a quella che oggi si chiama lean production o produzione snella. Benissimo. Allora, cominciamo col caratterizzare ognuno dei processi produttivi che vi ho poc'anzi elencato e visualizzato nella presente slide. La produzione artigianale. Ognuno di voi, immagino, abbia in sé il concetto artigianale. Oggi esistono modalità di produzione artigianale che sono industriali. Fatemi un esempio di produzione artigianale industriale moderna. Panettoni? Se lo dice la Bauer non sarebbe d'accordo. No. Una bacca. Secondo voi come viene fatta? In maniera seriale? Immaginate uno stabilimento dove ci sono stazioni per cui la bacca è ferma, gli artigiani intorno, o un aeroplano. Un aeroplano ha un modello produttivo industriale, ma modello caratterizzato artigianale. Così come un building, la produzione di un palazzo. Il palazzo è fermo, ci sono degli artigiani, poi si chiamano operai, ma sono degli artigiani che ci lavorano. Quindi noi conosciamo oggi ancora degli esempi di produzione storica artigianale, ma andiamola a caratterizzare all'interno di quello che era la vera produzione del Settecento. Che cosa succedeva in termini di caratterizzazione a quei tempi? Succedeva che non c'era un grande mercato. Gli artigiani quindi non avevano necessità di produrre elevati volumi. Per cui una delle caratteristiche salienti della produzione artigianale è certamente quella di avere bassi volumi di produzione. Tali bassi volumi generavano una elevata attenzione al cliente, un elevato, quello che chiamiamo elevato livello qualitativo. Voi avete studiato già che cos'è una definizione di qualità. La qualità è la capacità di un prodotto o servizio di soddisfare le esigenze implicite ed esplicite di un cliente. Quindi attenzione elevatissima al cliente, quindi l'artigiano prestava elevata qualità del proprio prodotto. Tuttavia, tale forte attenzione al cliente era generata a sua volta da un fatto emblematico, caratterizzante, pregnante della produzione artigianale, ovvero che produceva su commesse. Arrivava il cliente, chiedeva il prodotto specifico, per esempio una scarpa nera, calzolaio ancora una produzione artigianale moderna, con i lacci verdi. Lo può fare, perché chiede specificamente il prodotto come gli interessa. Questo era quello che faceva l'artigiano, quindi produzione su commessa e quindi automaticamente un'elevata flessibilità. Se voleva una scarpa marrone, una scarpa nera, l'artigiano riusciva a farti questo. Se voleva i tacchi gialli e un altro blu, poteva farti questo, perché producendo specificamente per quel cliente la produzione era estremamente flessibile. Questa tipologia di produzione, quella artigianale, è fortemente caratterizzata da un'elevata flessibilità, ovvero la capacità di cambiare in un breve lasso di tempo la tipologia di prodotto, il mix produttivo. Tuttavia non è assolutamente elastica. Quindi il mercato stava cambiando, il consumatore aveva maggiore disponibilità economica, quindi la domanda cresceva rispetto all'offerta dell'artigiano. Che cosa fecero gli artigiani in una prima fase? Abbiamo delle slide dopo dove si vedono i capannoni degli artigiani, tipo così. Che cosa fecero? Iniziarono a mettersi assieme all'interno degli stessi edifici, quindi in realtà non cambiarono la loro tipologia di attività, semplicemente si assiemarono, cioè più artigiani entrarono all'interno di uno stesso edificio, ma questo non cambiò la tipologia di produzione, tutt'altro, aumentò la capacità produttiva, ma non cambiò la tipologia di produzione. I cambiamenti reali sono quelli che vi ho annunciato poco fa, ma il maggiore cambiamento che è attribuibile a questo periodo, a questa nuova tipologia di produzione che si andava a realizzare, lo introdusse questo signore che si chiamava Smith, il quale in un bellissimo libro
che si chiama La fabbrica che ha cambiato il mondo, teorizza il funzionamento di una fabbrica degli spilli. Una fabbrica degli spilli, che speriamo che la troviamo, che è questa qui. Lui sostanzialmente disse, anticipando quello che poi si chiamò in un secondo momento nella produzione artigianale il principio di divisione del lavoro, che cosa succederebbe se invece di avere 12 stazioni manifatturiere all'interno delle quali ogni persona fa un singolo prodotto dall'inizio alla fine, uno spillo dall'inizio alla fine, io ho 13 operai, ognuno dei quali fa trafilatura, raddrizzatura, taglio, finitura della capocchia, inserimento della capocchia e packaging, ogni singolo operaio. Che cosa succede se invece queste stesse 12 operazioni le divido per 12 operai che fanno ognuno una singola operazione? La scoperta fu che la capacità produttiva aumentava quasi di 2 ordini di grandezza, di un ordine e più di grandezza, quindi da 10 spilli a più di 100 spilli. Capite che era una rivoluzione? Con le stesse persone, dividendo il lavoro, riesce a ottenere una capacità produttiva, quindi una quantità di prodotto enorme. Quindi questo signore, Smith, che teorizzò quello che poi è stato definito il principio rivoluzionario della produzione di massa, creò il principio della divisione del lavoro, divise elementarmente le singole operazioni. Tali principi furono subito ripresi da un signore che si chiamava Taylor, il quale, partendo da questa base, creò addirittura una classificazione di ogni singolo movimento, scomponendo ogni singola operazione in operazioni elementari non ulteriormente scomponibili. Quindi anche l'attività di prendere la scatoletta dei gessetti era divisa da abbassarsi di 10 gradi, stringere la scatoletta, alzarla di 20 cm, ruotare intorno a se stessa e rivolgerla da un'altra parte. Quindi singole operazioni con una tempistica definita. Taylor quindi industrializzò il principio, creando, nella prima, sperimentando questi principi all'interno della prima fabbrica contemporanea, che era la fabbrica di Ford. Che cosa dice Taylor? Trasferì pedissequamente questi principi che vi ho enunciato di divisione del lavoro, nonché insegnò le singole operazioni elementari agli artigiani che diventavano operai per la prima volta all'interno della fabbrica moderna e creò il primo vero esempio di fabbrica contemporanea. Primo vero esempio di fabbrica contemporanea che si chiamò primo vero esempio di fabbrica di massa, perché era rivolta a un pubblico completamente diverso. E questi sono i principi che caratterizzano la produzione di massa, ovvero non si produce più su chiamata, su commessa, ma si produce per stock. È una produzione che si chiama di tipo push, quindi io produco e poi metto a magazzino. Inoltre i volumi di produzione erano estremamente elevati rispetto alla produzione artigianale, che ricorderete erano assolutamente bassi. Tuttavia l'attenzione al cliente era praticamente nulla. Il motto di Ford, che diceva comprate una qualsiasi automobile purché sia nera e sia una Ford, era il modo di dire che io produco una sola tipologia di prodotto e potete comprare praticamente esclusivamente quello. Quindi scarsa attenzione al cliente. E quindi, considerando la definizione della normativa ISO sulla qualità con attenzione al cliente, quindi col soddisfacimento dei requisiti impliciti ed espliciti del cliente, scarsa qualità. Mercato di riferimento ampio, capacità di utilizzare all'interno dell'azienda manodopera non specializzata. Come vi ho detto, l'operaio doveva seguire delle operazioni in maniera assolutamente guidata, quindi non c'era la necessità di avere operai specializzati. Questo si traduce anche in una forte rigidezza del sistema produttivo, quindi l'azienda di massa non è assolutamente flessibile, è elastica, ha capacità di variare i volumi di produzione, ma non è assolutamente flessibile. Nonché possiamo dire che la prima vera rivoluzione è l'introduzione della catena di montaggio, il principio di previsione del lavoro della fabbrica degli spilli di Smith, proiettato sulla catena di montaggio, generava la prima vera applicazione del principio e quindi introdusse un layout di tipo linea,
Quindi mentre nel primo caso vi ho detto che il prodotto era fermo e l'artigiano ci lavorava, in questo caso, come vedremo dal filmato che sto per proiettarvi, si crea una linea di produzione, quindi una catena di montaggio dove il prodotto fluiva nel corso all'interno dello stabilimento in funzione del proprio ciclo di lavorazione. Mano a mano che si doveva fare un'operazione, cambiava il verso o cambiava la tipologia di lavorazione che si andava a fare, secondo una linea di produzione, tant'è che si chiama appunto linea di montaggio. Questo si riusciva a fare grazie a una rivoluzione introdotta uguale e assolutamente corroborante rispetto a quella del principio di visione del lavoro, che è la standardizzazione. Come faccio io a aumentare in maniera così abnorme i volumi di produzione? Standardizzo. Le macchine si producevano anche prima del 1907, prima della fabbrica dello stabilimento di Detroit. Tuttavia, tali automobili erano artigianali. Significa che se voi volete prendere la ruota anteriore destra e montarla nella posteriore sinistra, era impossibile, perché quella filettatura fatta per quella ruota era specificamente fatta dall'artigiano per quella posizione. La filettatura non era standardizzata. Il principio di standardizzazione invece consentì di utilizzare gli stessi elementi per più funzioni. La Fiat ha fatto suo questo principio, tant'è che cito sempre come esempio una delle poche volte che entrai in una Ferrari, era parecchio da nella testa rossa, quindi stiamo parlando di parecchio tempo fa. Io avevo una 127, chi di voi non ha avuto una 127 nell'albero genealogico? E c'erano i deviatori, sono le frecce, diciamo, del parabrezza, i deviatori, quelli là della 127. Entrai in questa Ferrari, questo amico pavoneggiante che ci portò sotto a un baretto che frequentavamo, e la cosa che mi lasciò impressionato è che aveva gli stessi deviatori della 127. Quindi, come dire, il principio della standardizzazione consente delle economie di scala estremamente significative. Oggi tutto lavora sulla standardizzazione. Aprirei una parentesi sulla standardizzazione dei prodotti nelle low cost country, nei paesi a basso costo di manodopera, come i paesi del BRICS. Il BRICS sono Brasile, India, Cina, l'ho detto la volta scorsa, Sudafrica, no, niente, BRICS, la Russia, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Comunque, i paesi del BRICS sono quelli maggiormente in via di sviluppo, quelli che hanno un PIL a due cifre. Avete cancellato questa informazione, va bene, la ripetiamo tante volte dentro il filmato e poi la memorizzerete. Quindi, che cosa successe? Attraverso l'introduzione di questi principi, aggiungendone uno che ho dimenticato, che non è secondario, che i macchinari che vengono utilizzati per poter realizzare quei volumi di produzione sono monoscopo, non sono general purpose come quelli che vi ho citato prima, ma possono fare una sola operazione. Significa che se io alla stazione 3 devo fare un foro e prendo una punzonatrice, se devo fare un ulteriore foro alla stazione 18 devo mettere un'altra punzonatrice, perché il flusso dei materiali, come vedremo fra qualche secondo, è assolutamente lineare. Benissimo, terminato. Queste caratterizzazioni che spero vi facciano comprendere meglio in che cosa consisteva la produzione di massa, andiamo a vedere come si presentava la produzione di massa. E per farvelo vedere, vi riporto l'esempio proprio dello stabilimento a T. Lo stabilimento T si chiama così perché il modello T è il primo modello industriale prodotto da Henry Ford I. Come vedete, ci troviamo nella Ford Company Motors del 1908. 1907 iniziò la produzione e vediamo un istante come funzionavano allora, come funzionava, come era, in che cosa consisteva questa produzione di massa del primo stabilimento industriale moderno di Detroit, la prima catena di montaggio dello stabilimento di Detroit a T. In questo filmato vedrete come i diversi artigiani, guardate la quantità di persone che sono presenti all'interno di questo stabilimento. Ognuno di loro fa un'operazione, vedete, c'è una linea di produzione che cammina. Vedete, c'è un conveyor, c'è uno spostamento, ci sono dei trasportatori. Il prodotto circola per lo stabilimento. Qui parliamo dell'assemblaggio del motore. Vedete, si sta muovendo la macchina. Vedete, ci sono già le ruote, ma la macchina si sta muovendo. Ogni risorsa effettua una o più operazioni, come può essere il montaggio del radiatore, l'installazione del motore o piuttosto le lavorazioni intorno alla ruota. E la macchina cammina, vedete, lungo tutto lo stabilimento, una linea di produzione.
Questo è un controllo qualità che avete visto. Se vedete, ci sono delle persone che circolano per lo stabilimento che controllano la qualità del prodotto, un controllo qualità in linea. Vedete? Questo signore qui non sta facendo null'altro che controllare la qualità. E queste sono alcuni componenti che circolano per lo stabilimento in attesa delle successive lavorazioni, così da collegare una diversa stazione a un'altra. Vedete? Appena finita la lavorazione, metterò qua. Questa è una operazione interessante di creazione di un 50% di una ruota, vedete? Con un puzzone, l'operaio prende e inizia a fissare i primi raggi della ruota, poi viene passata un'ulteriore postazione per l'abitamento e così via. Ogni singola stazione realizza una o più operazioni che poi servono a completare il prodotto finale. La fabbrica di Ford era assolutamente integrata verticalmente. Tutte le operazioni venivano fatte dentro, non veniva, come oggi avviene in Fiat, esternalizzato. Qui stiamo parlando della stazione di finitura per sgrossare i residui di lavorazione, e qui stiamo parlando della parte finale dell'assemblaggio, dove sostanzialmente arriva il motore che viene assiemato con la trasmissione per poi essere montato all'interno della vettura, che si accinge a essere customizzata, quella customizzazione che vi dicevo, vedete? Questo è l'unico elemento che muta all'interno dei modelli AT, dopodiché ci sono gli assemblaggi finali fino ad arrivare alla parte di controllo qualità. E su questo mi fermerò qualche istante, perché vi faccio vedere che anche allora, nonostante, come vi dicevo, l'attenzione al cliente è scarsa in termini di soddisfacimento delle esigenze, ma vengono fatte delle prove sui macchinari. Qui state vedendo il controllo qualità finale, si arriva al montare la carlinga fino a quando poi la macchina non viene messa in output di produzione, quindi esce dallo stabilimento. Uscita dallo stabilimento, vedete i leggeri cambiamenti di cui parlavo nel corso della lezione, la macchina subisce una serie di specifici controlli. Nella fattispecie noterete alcuni controlli che venivano fatti di guida e altri che venivano fatti in stabilimento. Guardate qui per esempio il controllo delle lavorazioni delle singole autovetture in marcia. Noi abbiamo per esempio oggi alcune prove che facciamo ancora, non so se avete mai sentito parlare della prova schivalce, quella dove devi girare velocemente il manubrio. Ebbene, questa manovra è fatta anche lì. Questo è il, ve lo faccio vedere perché è il 15° milione di vettura realizzato, dove ci sta anche la fotografia di Henry Ford I che inaugura questo, eccolo qui, questo signore che inaugura il 15° milione di vettura fatto, quindi immaginate per allora, lo so che oggi potrebbero sembrare numeri non così elevatissimi, ma per allora era una rivoluzione assoluta. Ne furono fatti diversi altri milioni, poi ve lo faccio vedere dopo. Vi dicevo, il collaudo e le prove che abbiamo fatto su strada, la nostra prova schivalce, di starting driving model, oppure la guida su sulla neve o cose di questo tipo. E guardate, questo per esempio è una prova degli ammortizzatori, potremmo dire, se guardate le strade come erano sterrate in quel tempo, queste erano le strade. Questa è la macchina che circolava per le strade, vedete i solchi fatti dalle carovane, i bambini che saltano per verificare la bontà degli ammortizzatori. Queste sono circolazioni sulla neve, questa c'è neve intorno, non so se riesce a vedere. Ebbene, queste macchine venivano testate anche all'interno dei cumuli di neve, oppure all'interno dell'acqua, venivano passate all'interno di fiumi, oppure questa è una classica prova schivalce, guardate, oppure l'utilizzo di questo fuoristrada, se volete. Vediamo quali sono i risultati di applicazione all'interno di una realtà nuova, di massa, di un'azienda quale quella di Ford. Cioè, quali sono i cambiamenti che genera all'interno dei parametri caratterizzanti della produzione? Qui in seguito vi sono riportate alcune tipologie di tempi in minuti che sono mutate da quando si producevano automobili in maniera, diciamo, artigianale, fino a quando è stata implementata la linea di produzione, fino a quando tale linea di produzione non è entrata a regime. E potete notare che, per esempio, per la sola realizzazione del motore, i minuti che venivano impiegati erano 594,
Con l'avvento della produzione di massa alla fabbrica di Ford erano meno della metà, 226, un risparmio del 62%. O ancora, il veicolo completo, guardate quanto impressionante questo dato, passa da 750 minuti per realizzare una singola autovettura a 93 minuti, un risparmio di 88%. I numeri sono non significativi e assolutamente riduttivi. Quindi, grande miglioramento in termini di quantità di prodotto è stato generato dall'avvento della produzione di massa, e quindi molto si deve a Smith in prima battuta e all'ottimo Taylor, e ancora di più a Ford, che prese questi principi e li fece proprio all'interno della propria fabbrica. Tuttavia, anche il taylorismo, che partiva da principi sani, quale one best way, cioè c'è solo un modo ottimo per poter fare il lavoro, fino a the right man in the right place, ossia l'uomo giusto al posto giusto, e anche molti di questo tipo che trovate in letteratura ovunque, tuttavia andò in crisi. Perché? Che cosa successe? Innanzitutto fu fatto quasi un processo alla fabbrica di Ford, in particolare a Taylor, perché si obiettò il fatto che lui rendesse autonomi gli uomini, automatizzasse un essere, un'entità, un macchinario flessibile per definizione, quale l'uomo. Tant'è che erano questi periodi di George Orwell, i film dove si vedeva l'uomo che camminava così, proprio completamente spersonalizzato. E quindi levare questa flessibilità all'uomo, che per Taylor era necessaria, genera un decremento delle motivazioni, un disagio sociale estremamente spinto, tant'è che Taylor subì addirittura un processo reale, da cui fu assolto, perché poi la tesi che si portò, che corroborata da Henry Ford I e avallata da numerosi studiosi, era che non esisteva una cultura di produzione di massa, non esistevano gli operai, esistevano gli artigiani e gli agricoltori. Quindi lui dovette prendere degli agricoltori che non avevano nessuna cultura di produzione e li mise all'interno di una fabbrica contemporanea a fare gli operai. Non aveva alternativa che trasferire loro un modello rigido da seguire per poter effettuare le operazioni. Da questi principi, da queste considerazioni e soprattutto dai cambiamenti che il mercato iniziava ad affrontare, la fabbrica di Ford iniziò ad andare in crisi. Il modello di produzione di massa iniziò ad andare in crisi, non per i principi sani che vi ho annunciato prima, per la standardizzazione e così via, perché il mercato cambiava. Come vi dicevo, nessuno aveva un'automobile, o pochi l'avevano, e quindi la domanda era maggiore dell'offerta. A furia di produrre, questa fabbrica, questo è il motto che vi dicevo, whether you think can or you think you can, you are right, è uno dei motti, diciamo, di Henry Ford, primo, ci sono stati da ricchi Henry Ford, perciò cito il primo. Dicevo, quello che mise in crisi è soprattutto il cambiamento del mercato, la cultura del consumatore, in particolare la saturazione del mercato. La domanda iniziò a diminuire. Tutti quanti iniziamo ad avere un'automobile, iniziamo ad avere un frigorifero. E quindi, nonostante i grandi, enormi passi da gigante fatti dalla produzione di massa rispetto alla produzione artigianale, si guardi questo quadro sinottico che dal 1908 al 2013 la linea di montaggio si passa da 514 minuti a 1,19 minuti, basta questo dato per significare l'importanza dell'intervento di questo nuovo modello produttivo, nonché, se vogliamo, il decremento dei costi associato ad esso, si passa dal 1908 da $850 al 1925 a $290. Oggi non succede mai che a lamentare al progredire del mercato, un po' per l'inflazione, un po' per altre dinamiche che riguardano il marketing e non la produzione, che ci sia un decremento di queste dimensioni del costo di un bene. Ma comunque questo generò una saturazione nel mercato. Pertanto il sistema iniziò ad andare in crisi, il sistema, diciamo, della produzione di massa iniziò ad andare in crisi. E che cosa avvenne? Tre cambiamenti epocali alcuni studiosi tracciano per questo
cambiamento. Altri ne riportano diversi altri, ma comunque immaginiamo che questi sono certamente pregnanti. Il primo è la maturazione del cliente. Il cliente iniziò a imparare a avere il bene. E poiché c'è un principio che asserisce che è la disponibilità del bene che crea mercato e che crea assuefazione allo stesso, poiché ogni possibile, cioè aumentava la ricchezza, ogni persona, ogni cliente poteva accedere a quel bene con maggiore facilità, ogni bene acquisito lo considerava superato. Quello che succede oggi con gli accessori o gli optional delle automobili, no? Voi quando comprate una macchina, all'inizio una macchina che aveva i finestrini retraibili, cioè quelli che si chiudono da soli, mamma mia, oggi se non ce l'ha, quindi c'è una piccolissima macchinetta che si chiama Honda Jazz, che ce li ha, è una macchina che costa, non so, 7-8 mila euro, quindi oggi se non c'è quello, diciamo, non hai comprato nessuno, oppure i finestrini elettrici, oppure, che ne so, i fendi neri, insomma, ormai una volta che il cliente ha avuto quel bene, lo considera acquisito, non gli è dato più un plus, vuole di più. Quindi il cliente maturava una famelicità nel non accontentarsi mai di quello che gli veniva dato, quindi non gli potevi più vendere il singolo modello T, non gli potevi vendere più il frigorifero così com'è, dovevi dargli il frigorifero che in qualche modo ti faceva i cubetti di ghiaccio, il frigorifero che c'ha il display in cui ti dice la spesa che devi fare, il frigorifero che c'ha il display, il cubetto di ghiaccio e ti manda il messaggio di quando il prodotto all'interno è scaduto. Non sto dicendo cose astruse, lo sapete, cioè sono prodotti che veramente esistono perché il cliente vuole sempre di più, maturando la consapevolezza di essere importante nel mercato, non subisce più dal consumatore, dal produttore, incide sul produttore. Tant'è che iniziano in questi periodi i famosi principi legati al cliente padrone dell'azienda. Ebbene, quindi, primo principio, il cliente non è più passivo nel mercato, ma attivo. E non vuole più un prodotto singolo, il singolo prodotto è un prodotto contornato da accessori e da servizi. Secondo grande cambiamento è la segmentazione del mercato. La ricchezza produce un distacco significativo tra la classe borghese, la classe ricca, la classe proletaria, la classe operaia, piuttosto che la classe artigianale o bucolica, quindi i contadini. E quindi in quel periodo questa stratificazione di classi genera una segmentazione del mercato. Quindi non esiste più un mercato, ma esistono N mercati. Quindi se un'azienda vuole produrre per un segmento di mercato specifico, come possono essere i consumatori accaniti, che può essere un segmento, quelli che vogliono cambiare in continuazione, deve necessariamente cogliere quei segmenti. Così come se vuole vendere per il conservatore accanito, deve segmentare il proprio prodotto rispetto a quella fetta di mercato e così via. E inoltre la riduzione del cosiddetto time to market, cioè il tempo necessario da quando si realizza l'idea del prodotto fino a quando il prodotto viene immesso sul mercato. Una fortissima riduzione del time to market, tant'è che il cliente, collegato al primo principio che è affamato, vuole che il prodotto cambi in continuazione, vuole un modello nuovo di automobile, vuole un nuovo modello di approccio al mercato, innovativo sempre. Vi ho detto già come viene disegnato in questo periodo il cliente come un grande leviatano, affamato, famelico, che mangia in continuazione senza essere mai soddisfatto, quindi una sorta di mostro. Questo cambiamento genera l'impossibilità di continuare a mantenere la produzione di massa. La saturazione del mercato e l'impossibilità di mantenere questa tipologia di produzione genera un'evoluzione nella produzione. Un'evoluzione della produzione in qualche modo cerchi di mettere insieme i principi positivi della produzione artigianale e della produzione di massa, eliminandone tutti i negativi. Questo nuovo modello produttivo, che è un tizio che si chiama Grafschik, riportato in un bellissimo libro prodotto da Womack, in uno studio che fecero all'interno delle produzioni, all'interno delle fabbriche produttive di automobili, la macchina che ha cambiato il mondo, si chiama tutt'oggi questo testo, questa produzione che Grafschik definì snella, lean production, ovvero la produzione che mettesse insieme
i vantaggi di flessibilità specifiche e qualificazioni dell'artigiano rispetto a un grande approccio alle dimensioni volumetriche del mercato, nonché alla standardizzazione spinta, eccetera, eccetera, e eliminandone tutti i vantaggi, di tutti gli svantaggi. Tale modello produttivo si chiamò Lean Production, produzione snella, unendo, come vi dicevo, tutti i vantaggi delle produzioni artigianali di massa, eliminandone i principali svantaggi. La produzione snella si chiama così perché in realtà Grafship diceva che utilizza meno di tutto, usa meno di tutto, ovvero usa, impiega sarebbe, meno risorse, meno personale, meno capitale circolante, meno work in process, meno di tutto, massimizzando i parametri produttivi, qualità, costi e efficienza. Questo è il nuovo modello produttivo, il nuovo paradigma produttivo mette insieme i vantaggi della produzione artigianale e della produzione di massa, ottenendo una massimizzazione dei parametri caratteristici della produzione. Ebbene, su quali principi si fonda la produzione di massa? Un signore chiamato Deming li teorizzò in 14 principi che oggi consideriamo la base di questo nuovo modello produttivo. Questo nuovo modello produttivo quindi nasce dalla saturazione del mercato e dalla crescita del mercato stesso e del consumatore, ma in realtà viene spinto nel 1950 da un paese in particolare, che è il Giappone. Il Giappone si trova reduce da una sconfitta mondiale, ricorderete tutti, le bombe atomiche che distrussero l'economia giapponese contro gli Stati Uniti, e con una decapitazione quasi totale del management e degli imprenditori, gli shusa si chiamavano, delle aziende giapponesi. Perché le aziende giapponesi erano aziende molto patriarcali, cioè dal nonno allo zio, il fratello del cugino e così via. Chiaramente tutti questi giovani delle famiglie andarono in guerra tutti, e molti di questi purtroppo non tornarono più. Quindi il Giappone si trovava sconfitto da una guerra, un'economia distrutta dalla defalcazione, dalla decapitazione della classe manageriale e imprenditoriale, e senza specifico know-how. Che cosa fecero gli statunitensi? Che cosa fecero i giapponesi? Crearono una sorta di accordo di non belligeranza, ovvero noi non posizioniamo una fabbrica di Ford in Giappone, perché questo significherebbe detronizzare automaticamente l'economia interna al paese. Noi ti diamo un supporto di know-how, ti mandiamo il nostro migliore esperto, che era questo signore Edward Deming, per trasferirti le metodologie di miglioramento del processo produttivo. Deming nel 1950 andò presso la JUSE, Japanese University of Scientist and Engineer, e iniziò i propri insegnamenti. I giapponesi hanno un approccio del tipo newtoniano: salire sulle spalle dei giganti per guardare lontano, ascoltarono con attenzione e con modestia i principi di Deming, li fecero propri, richiamarono Deming nel 1951 e diedero una tale importanza ai principi che gli trasferì questo grande personaggio, che oggi il più importante premio al mondo per le aziende di qualità si chiama Deming Prize, cioè premio Deming. Il premio Deming è il premio più ambito da tutte le aziende che vogliono lavorare secondo standard qualitativi molto elevati. Bene, preso a riferimento questi principi, iniziarono a implementarli in azienda. All'inizio il prodotto che usciva in output, che noi ci siamo trovati sul nostro mercato quando voi probabilmente non c'eravate ancora, era un prodotto di scarsa qualità e economico. Mano a mano i giapponesi lavorarono solo sulla parte di qualità, concentrando come qualità, nel senso di soddisfazione delle esigenze del cliente, il principio cardine di tutta la loro produzione. Il cliente era uno dei principi di questo signore, Bie Deming, è il padrone dell'azienda. Il primo a implementare i principi di Deming in azienda fu questo signore, Taiichi Toyota, che è morto di recente ed è stato presidente della chiamiamolo Unione Industriale Giapponese fino a prima proprio della scomparsa, il quale aveva un'azienda che si chiamava Toyota, il suo cognome è Toyota. Toyota in giapponese significa fertile risaia. Chiaramente voleva cambiare la tipologia di produzione, ma non voleva chiamare la propria azienda che fabbricava automobili
fertile risaia. Quindi indisse un concorso pubblico per avere un contributo dal proprio popolo, di quale potesse essere un nome appealing, di appeal per il mercato, e vinse un bambino, il quale semplicemente cambiò la lettera da D a T, e oggi la Toyota, che non significa nulla, la Toyota Production System, è il modello produttivo di eccellenza al mondo, realizzato da questo signore Eiichi Toyota, nei primi anni 50. Il modello Toyota Production System, così è riportato in letteratura, è il nostro modello di Lean Production. Il modello di Lean Production che andiamo a teorizzare, che cerchiamo di importare in tutte le altre realtà produttive, vede essenzialmente un cambiamento culturale basato su quei 14 principi che vi enunciamo. Il primo è, non li enunciamo tutti, ma semplicemente per darvi la sensazione di quanto dico, è il cliente il padrone dell'azienda, già l'ho detto. Il secondo è produrre insieme ai propri fornitori, co-makership con i fornitori, fare insieme ai propri fornitori, non considerarli dei subalterni da spolpare e da stressare anche finanziariamente, ma coinvolgerli nel processo. Coinvolgere nel processo tutta la manodopera presente in azienda. Il commitment della Toyota Production System è totale, dal basso verso l'alto, dall'alto verso l'alto, si chiama bottom up, top down, un principio di coinvolgimento generale, quindi il commitment della propria azienda. Diceva il vicepresidente della Toyota Production System, Taishi Ono, sfruttiamo le persone che abbiamo in azienda, ma questo sfruttiamo, lo metto tra virgolette, voleva significare potenziamo la nostra azienda fornendo ai nostri collaboratori la piattaforma sulla quale esprimere le proprie potenzialità, partendo dal principio che nessuno, meglio di chi lavora 8 ore al giorno sul macchinario, ci può dire come si sta comportando quel macchinario. Quindi sfruttare in questo senso. E così gli altri principi che vedremo poi nel corso delle successive lezioni, che portarono in realtà a cambiare completamente quello che il mercato del settore automotive e quello che il mercato nella sua totalità oggi. I principi su cui andremo a lavorare nelle prossime lezioni, la Lean Production, sono essenzialmente tre colonne fondamentali, che sono il Total Quality Management, il Total Continuous Improvement ed il Just in Time. Detto questo, ci vediamo alla prossima lezione.